It's video game, YouTube's video game, un mito. Ciao ragazzi di Das Video Game 74, oggi giochiamo a Alice Madness. Ecco Alice, va meglio, non te la mia testa esplosa e nel petto un maglio a vapore. Beh, vedi, il prezzo del dimenticare è alto. I ricordi mi fanno vomitare. Cosa posso... Ricorda altre cose. Voglio dimenticare. Chi mai sceglierebbe di restare solo imprigionato in ricordi spezzati? Ti libererò, Alice. Spesso la memoria è più una maledizione che una benedizione. L'ha già detto, molte volte. E lo ripeterò ancora. Il passato va scontato. Ora, prima della prossima seduta, prendi quelle pastiglie dal nostro farmacista di High Street. Va bene, dottore. Ok. Tocca a me dimenticare, Alice. Allora, Mozzi Brut. Che brutto. Tuo padre è stato impiccato per aver ucciso la mamma che ti picchiava. Meglio dimenticare, no? Il passato è morto, Charlie. L'infelice Tugurio, la famiglia che non c'era. Non sono mai esistiti. Ora sei a casa, Charlie. Ecco, lasciati. Allora vediamo come si muove. Mamma! Ma va a razzo questa Alice. Ok. Oh. Che c'è che non va? Non trovo l'uscita. Boing. Sprechi il tempo del dottore? Mi merito amare lacrime. Ne gradite? Hai di nuovo fatto fuori i tuoi. Impedito il salvataggio. Morire. Scendo? In un incendio. Io no. Dannato Dodo. Di certo la testa è rotta. Sei tutta matta. Aiuto. Premi T per attivare la visuale in prima persona. Vabbè. No, ma va bene anche così. Il dottore ti aiuta. Sei ancora malata in testa? Sono incurabile. Sì, ma sto messaggio, vai via. Rimane così sto messaggio? Ah, ecco. Dai, scendiamo. Home safe home, casa... Beh, casa dolce, casa, beh, casa... C! Guardiamo. Notizie illustrate nutre l'insaziabile appetito per cause domestici e disastri industriali. Incendio in fabbrica di fiammiferi, 6 ragazze disperse, c'è qualcosa di più prevedibile, il mondo è davvero impazzito, come leggo male, ragazzi. Allora, questa porta, no, non si apre. Ma fa lo stesso la visuale in prima niente, persona. Mamma, nessun parente, è orfana. Perché devo attivare la visuale in prima persona? Sono bruttissimi sti tipi. Vabbè. Poi sparisce sto messaggio. Mister Payne non aveva idea di quanto potesse essere umile una casa. Non fosse per i disegni e la fotografia, questa potrebbe essere la mia stanza al manicomio. Questa fotografia della mia famiglia è stata consegnata per posta. Nessun messaggio, nessun indirizzo, sono grata per il ricordo, ma vorrei poter ringraziare il mittente. Suonano la porta. È il bello della diretta. Sempre quando si registra. Troppo bella per il manicomio. Matta come un cavallo e poco interessante. Ma cosa ci avete? Ha ucciso i suoi. Chi la vuole questa? Ma non ho ucciso i miei. O meglio, in realtà io non ho giocato il primo videogioco. Quindi questo ritratto cattura la sicurezza del dottore. Esigente nel vestire, calmo nel portamento, quasi una bellezza classica. Ha probabilmente suggerito all'artista come dipingere il naso. Va bene. Un altro giorno, un sogno diverso, forse. Ok. Ciao, violinista. Meow. Allora. Non è la sua carta.
tutti a giocare. Odio essere toccato. L'uomo dei sogni sta sul treno in serie, con finestre di luna e ruote di stella. State buoni, piccini, e niente sgomento. L'uomo nel cielo, dei motori a un portento. Wow, che bella finestrocca. Whitechapel Market. Sparisci, signorina! Muoviti! Non volevo passare. Niente. Hai visto quanto costa il formaggio? È scandaloso. Wow! Allora. Gatto! Ciao! Premi il barra spaziatrice per saltare. Ciao gatto! Dove è andato il gatto? È là. Dove è andato quel gatto? Vuoi un lavoro vero? Basta. Dove è andato il gatto? Meglio che badare agli orfani. Potresti far felice qualcuno. Salva il mondo. Dove è finito quel gatto? Ah, è qua. Meow! Seguire creature pelose in buchi bui sta diventando un'abitudine. Un vizio. Visto del bianco uniglio, cosa c'è? Un bianco gatto? Prima. Che succede? Che è quello? E Marco, cane. Che è? Ma cos'è? Cosa volete da me? Oh, ma guarda un po' qui, Alice Lidl. Ancora nei bassi fondi? Infermiera Whitless. Ma che fortuna. Due volte in pochi mesi. Sei tutta sola? Mi sembri stanca. Non ti senti bene? Non tanto. Allora andiamo a casa a guardare i piccioni. Sono proprio carini, come te. Non credo proprio. L'ultima volta mi è costato parecchio e non è servito a niente. Forse potrei ricordare dove è finito il tuo logoro coniglio. Ok, dove siamo? Siamo dai piccioni. Ah, piccione, tornate a Venezia! Va bene, dai, per questa... No, perché mi si sta scaricando la telecamera, allora per questo primo tranche di gioco chiudo qui e poi ne apriremo una seconda. ciao a tutti da SvideoGame74. Ma perché si scarica sempre ste maledette telecamere? Ah! Ciao.